E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a giocare in crogiolo con la mitraglietta esotica che era presente sin dalla beta di Destiny 2, ovvero l'amante del rischio. Mitraglietta che è stata radicalmente modificata in questo, con questo cambio di meta che non avevamo ancora provato e di cui appunto andremo a fare il video oggi. Perché è stata radicalmente cambiata? Perché essenzialmente il perk di quest'arma, ovvero conduttore d'arco, all'inizio era pressoché inutile. Il perk innanzitutto ci permette di aumentare la resistenza ai danni d'arco e di potenziare l'arma quando appunto subiamo danni d'arco. Il perk diciamo un po' più che ci aiuta un pochino di più negli scontri 1v2 o comunque cose del genere in cui dobbiamo uccidere più persone, è il perk secondario, che appunto quando il conduttore d'arco è attivo i colpi esplosi possono diventare fulmini concatenanti e farti recuperare munizioni. Essenzialmente il perk è bene o male quello del supercella Zalo. I nemici vengono concatenati da questi fulmini che non fanno chissà quanto danno, ma che però non sono nemmeno malissimo. Principalmente diciamo che è utile il fatto che ricarichi i colpi. Essenzialmente all'inizio questi due perk erano pressoché inutili, perché si attivavano ma potenziavano veramente di pochissimo l'arma, mentre adesso con questo cambio di meta l'hanno aumentati, l'hanno potenziati, quindi dovrebbero cercare di aiutare un attimino meglio in partita. Tra l'altro se ci seguite su Instagram avete visto che la storia che abbiamo pubblicato tipo, non lo so, 2 ore fa, 4 ore fa, in cui ho fatto tipo 31 kill in una partita, quindi non male. Adesso andiamo a vedere come se la cava. Ok, siamo in pacifica, allora andiamo un po' a vedere, perché l'arma è veramente, è una mitraglietta, quindi ovviamente le distanze non sono chissà quanto alte, ma ha veramente una gittata molto bassa rispetto a una mitraglietta normale. Quindi bisogna cercare di mantenersi dalle corte distanze, se non cortissime addirittura. Questo potrebbe anche morire, già che c'è. Aia, no, c'era un desiderio. Ok. Diciamo che come mitraglietta non è il mio tipo di mitraglietta preferita. Preferisco una mitraglietta che magari ha un po' meno di stabilità, ma un po' più di gittata, perché comunque riesco bene o male a controllarla anche meglio, anche se ha una stabilità non troppo alta. Quanto riguarda la stabilità, invece, dovrebbe essere una mitraglietta a stabilità alta. In effetti non ha un rimpulo chissà quanto elevato. L'unica cosa è che appunto, come avete detto in video passati, non mi ricordo bene di quale arma, il rimpulo non è regolare, non è verticale, e quindi si trova abbastanza difficile comunque da utilizzare, perché va un po' come gli pare. Certo, da utilizzare da sola va necessariamente usata per flankare, fare cose simili, perché altrimenti si fa veramente poco, eh. Ah, devo dire che sto giocando meglio della partita che ho fatto prima, quella con 31 kill, e la cosa mi piace, buona. E l'arma mi sembra anche un po' migliore, perché prima non riuscivo minimamente a fare headshot. Cioè, dovevo andare per forza solamente di... in body, perché non riuscivo mai a fare headshot. Invece adesso, ok, vedete che intanto con i danni all'arco l'arma si potenzia parecchio, perché da 13 fa 19 in testa. Quindi 6 di danno in più, comunque essendo una mitraglietta ad alta cadenza, fanno parecchio. Perché se gli hanno per ogni colpo poi fanno male. Ovviamente essendo una mitraglietta, soprattutto dalle corte distanze, bisogna accompagnarla con un'arma che compensi dalle lunghe, quindi magari un impulso particolarmente alto di gittata o anche un ricognizione. Ora io adesso ce l'ho accompagnata allo sfregio bellicoso semplicemente perché era l'arma che avevo nell'inventario più adatta, altrimenti probabilmente avrei scelto qualcosa di un po' diverso. Diciamo che il perk, quello conduttore d'arco, si attiva abbastanza spesso alla fine, perché i danni d'arco non sembra, ma li subiamo abbastanza spesso. Non tanto per le armi quanto per le abilità, perché se ci pensate, magari a parte lo stregone, le super utilizzate alla fine sono assaltatore e bastone, cioè bastone sta ovunque, quindi non è un problema. Però le impulsi o comunque le super in generale, le abilità d'arco sono molto utilizzate, quindi... non è affatto un problema. Però sicuramente c'è da dire che è un'arma totalmente diversa da come era all'inizio, che faceva veramente vomitare. All'inizio, ragazzi, era una mitraglietta comune, cioè non aveva niente di esotico. Il perk non si attivava praticamente, ma cioè si attivava ma non modificava di niente praticamente l'arma. Quindi sicuramente il perk è migliorato di parecchio.
Non so per quanto riguarda il PvE quanto sia utile, perché alla fine il Supercell a Zalo era prevalentemente più utile in PvE, considerando questa cosa della concatenazione dei fulmini. Però certo c'è anche da riuscire a regolarsi con il fatto dei danni, perché comunque se siamo in un assalto con i Cabal, il danno d'arco diciamo che non è proprio comune. Diciamo che è un'arma che penso sia molto utile per flankare. Probabilmente in competitiva sarebbe molto utile per quanto riguarda il flank, perché non lo so, mi sembra di utilizzarla bene in questo modo. Che in realtà non ha nessun perk che ci aiuti particolarmente in queste situazioni, però utilizzandola mi sembra molto buona da utilizzare per i flank. Ok, abbiamo vinto, non ho giocato nemmeno malissimo. Adesso andiamo a vedere quanto ho fatto. Comunque diciamo una buona partita, non particolarmente tante kill, però un buon ratio penso. 23 kill, 1,53, non malissimo. Era meglio la partita che avevo fatto prima, comunque non male. Dicevo, l'arma ragazzi è nettamente migliore di quello che era all'inizio del gioco, perché all'inizio del gioco era una mitragliette semplicissima, il perk esotico era praticamente inesistente. Con questo potenziamento devo dire che fa male, però è un po' difficile da attivare, perché comunque i danni d'arco non coprono tutti i guardiani, solamente appunto quelli che utilizzano super arco principalmente, perché le armi ad arco alla fine non sono in realtà nemmeno tantissime. Quindi ragazzi, questa era l'arma. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao. Sono Gaul per la tua luce è mia.